si allarga l'alleanza dei movimenti civici. L'ingresso dell'avvocato Lucio Greco e del movimento Un'altra Gela rappresenta una svolta importante che potrebbe spaccare il panorama politico locale in vista delle amministrative di maggio prossimo. Greco ha firmato oggi la carta di intenti, ma ha ribadito che non c'è nessuna preclusione verso i partiti tradizionali. Ho sempre rappresentato, sin dai primi incontri, che era opportuno e giusto muoversi nell'assoluta apertura e del dialogo, intanto con tutte le altre realtà civiche, e sono tante presenti nella nostra città, e perché no, anche con i partiti, perché mi permetto di dire che i movimenti civici o i raggruppamenti civici non sono in contrapposizione con le logiche e le finalità dei partiti. E vogliamo essere di stimolo a quella che è la politica, mi auguro quella con la P maiuscola, che intendono portare avanti i partiti, perché vogliamo essere di stimolo e di impulso per la buona, per la sana e prudente amministrazione di questa città. Il 3 febbraio, in un bar di via Venezia, saranno istituiti dei tavoli di lavoro per elaborare il programma insieme ai cittadini. Francesco Salinitro risponde così a chi accusa i movimenti di essere formati da riciclati della politica. Non ci vergogniamo di aver fatto questo lavoro, anche perché riteniamo di averlo fatto al meglio delle nostre capacità, e credo che non siano poche le capacità. Il lavoro che è stato fatto poi lo dimostreremo e indicheremo anche il proseguo di quel lavoro che vogliamo fare, quindi sono volti comunque recenti in ogni caso, e comunque non è che la novità di per sé sia elemento di garanzia per la città. La città ha bisogno anche di capacità, di competenza e soprattutto di dedizione agli interessi della città. Noi riteniamo questo di poterlo fare al meglio e ci stiamo lavorando. Giuseppe Licata ha sottolineato che essere civici non significa essere nuovo o vecchio, ma impegnarsi per la città. L'impegno civico non vuol dire né essere nuovi né essere vecchi. Io quando entrai in giunta pensando che ci sia bisogno di civismo in questa città, perché pensavo che i partiti tradizionali che hanno governato questa città hanno fallito. Quando dissi queste parole entrai con la chiarezza e la consapevolezza che c'era una fase critica politica in città. Da lì nasce l'impegno civico, da lì nasce l'unione con una buona idea, con l'Unione dei Siciliani e con tutti quei gruppi organizzativi, associazioni, agenzie educative che vogliono impegnarsi proprio civicamente per la città. Al di là di schieramenti politici, al di là di ideologie che in questo momento in questa città fanno male, ci sono delle tematiche importanti e delle problematiche serie in questa città che vanno dallo sviluppo economico, dagli impianti sportivi, dal lavoro, dalle infrastrutture, chi più ne ha più ne metta, ma noi dobbiamo fare ora un programma.